Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle, l'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Oggi siamo a Castellar Guido Bono e tra poco tre persone fermate in maniera casuale per le vie del paese ci racconteranno pregi e difetti proprio di Castellar Guido Bono. Andiamo a sentire. Un pregio che sta molto bene, che è un paese che si va a camminare in bicicletta, con il cane così. Il pregio e il difetto è che nei paesi tutti ti guardano... Cioè, ti controllano. Tutti bisbigliano, si fanno i fatti degli altri. Si fanno i fatti degli altri. Quindi no, con i suoi concittadini non ho un buon rapporto. No, benissimo, ho anche un'attività, quindi vado d'accordo con tutti. Però se guardi, hai visto quella là, è tutta una cosa così. Bello, è un bel posto. Cosa le piace di Castellar Guido Bono? È tranquillo, è bello, cioè, poi è comodo. Poi non so. Comodo come mai? È comodo perché sono vicino a casa e io 10 minuti sono qua a lavorare. Ah, quindi lei lavora a Castellar Guido Bono e abita da un'altra parte. Quindi lei ha trovato lavoro a Castellar Guido Bono. Sì, lavoro per me. Certo. Un difetto invece di questo paese? Io fino adesso non l'ho mai trovato. Poi io non sono razzista, non sono, cioè, capito? Quindi... Perché qui c'è presenza di profughi? Sì, c'è qualcosa, sì. Però non, la cosa non la infastidisce? No, a me no, assolutamente. Sono quelle cose che poi... Cioè, è gente tranquilla. Poi io, vabbè, non sono mai qua, cioè io mi chiudo su, basta. È isolato dal paese. Okay. Ma no, preso. Devo dire che Castel Guido è un bel paesino. Mm-hmm. Cosa lo rende bello? Le persone, anche l'amministrazione, e poi perché io ci vivo e ci vivo bene. Ho fatto il sindaco quando. I tempi sono stato contento di farlo e questo mi fa piacere. Quindi anche legato proprio a questo paese. Sono legato al paese e al territorio. E allora, nonostante ciò, troviamogli un difetto. I difetti sono che, penso e spero, per loro, per l'amministrazione e per tutti, che ci sia un ritorno ai piccoli paesini, ai piccoli paesi, che sono una forma di controllo anche del territorio. Uh-huh. E per poter risolvere tanti problemi, soprattutto anche quelli economici, e che noi facciamo fatica, cioè fanno fatica tutti, no? Lei è contrario a una decentrazione delle risorse? Sì, io sono per la periferia, partire dalla periferia e andare a monte, okay, al centro, perché la periferia secondo me è un controllo tangente sul territorio, no? Oggi mancano un po' queste cose qui, no? Si pensa, ma va bene a raggruppare anche i comuni nelle associazioni, nei consorzi, va benissimo, boh. Però bisogna anche controllare queste cose qui, che sono importanti. Quindi più che un difetto, un auspicio. Un auspicio, bravo. Grazie.